Ciao a tutti ragazzi, sono Mike e questo è Mikestack. Oggi siamo in un video sul primo canale, anche se in realtà sembra un vlog. Siamo qui con il mio amico Dario. Ciao. Vogliamo vedere se ha senso questo nuovo freeboard ora come ora. Vi dico soltanto che questa è la terza volta che io riesco ad usarlo. La qualità è quella che è, dato che non ho portato la Canon, perché non mi sembrava il caso di portare una bestia quando potevo benissimo fare la stessa cosa con la Sony. Abbiamo qua un altro nostro grande amico, nonché follower. Ecco voi Diego. Vorrei cominciare subito con un punto negativo di questo overboard. Assolutamente il peso è veramente troppo alto. Possiamo vedere che si apre. Eccolo qua l'overboard giallo con su tutte le varie scritte che abbiamo attaccato ieri, che abbiamo anche staccato. Possiamo vedere che ha anche il Bluetooth e ha dei LED qua. Ora per accenderlo basta girarlo e schiacciare il tasto e qua si mette in carica. Come potete vedere possiamo chiamare e anche utilizzare l'altoparlante Bluetooth. Quindi direi di salire. E vediamo che così si sale. Vediamo se riesco ad andare. Come vedete come altezza, cioè ragazzi, è molto proporzionata. Infatti magari fossi così alto, non sono così tanto alto, tipo 10 cm in più rispetto alla realtà. È molto difficile quando non si sta concentrati. Io personalmente preferisco il boosted board, quello che ha Oblink 46. Se stai guardando questo video, ciao. E perché? Perché è più comodo, devi stare fermo con i piedi normalissimamente e regoli soltanto la velocità. Anche salire molto semplicemente su un leggero gradino è molto complicato, anzi quasi impossibile. E se si incontra una buca si scende. Si riesce semplicissimamente ad andare avanti, ovviamente magari sul ciottolato è praticamente impossibile. Sono illuminato dalla luce divina perché c'è un sole incredibile e ecco, se vi fanno gli sgambetti qua morite direttamente. Per andare avanti basta piegarsi leggermente in avanti, per andare indietro piegarsi leggermente in indietro. Per stare esattamente fermi bisogna stare perpendicolari rispetto al terreno. Per curvare basta piegare il piede opposto rispetto alla curva in cui si vuole fare. E si va contro. Sarebbe proprio sapere utilizzare la mente, leggere nel pensiero dell'overboard. Cioè dico, non so, voglio andare di là, vado di là, voglio andare avanti, vado avanti. Cioè una cosa molto 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 easy peasy, lemon squeezy. Allora ci stiamo dirigendo verso un'altra parte dove il terreno è un po' migliore. Andare sull'overboard da veloci è veramente figo. Ovviamente la gente ti guarda malissimo. Quando vai in questo modo stai calmo. Bisogna riprenderlo e si spiega dei minuti per salire, riprenderlo e andare dritto. Ecco, non ho ben capito se la legge italiana proibisce questo overboard o no, perché ho sentito degli amici che dicono che questo overboard se lo usi in città ti dà la multa di 1.500 euro. Invece il nostro paese, che è un paesino minuscolo, non penso ci siano problemi. Magari a Milano ovviamente se vai come fa Casey Neistat capisco delle multe, ma andare normalissimamente non penso che problema possa dare. Vediamo se riusciamo a risalire. Ok. Abbiamo capito che su questo tipo di terreno bisogna farci un po' di pratica, prima sul terreno liscio e poi si può. La parte più difficile qual è? Di sicuro riuscire a salire sull'erba. Se l'erba è troppo alta, l'erba va dentro le ruote e soprattutto se non è quello fatto apposta per lo sterrato, ve lo sconsiglio pienamente. Se non si sa andare, fate veramente attenzione, perché è la stessa cosa che è successa anche ad Alvise, ovvero lui non ha usato l'overboard ma ha usato il boosted board. Ma fidatevi che più o meno capita lo stesso. E per chi non abbia capito cosa possa succedere, molto semplicemente vi potete sfracellare la vita. Abbiamo qui appunto il nostro testimone che ci vuole raccontare la sua storia. Per quanto riguarda la salita e la discesa, secondo Dario è meglio la salita, giusto? Abbiamo tua conferma? Ok. Conferma. La discesa perché è difficile? Perché bisogna piegarsi in avanti per andare veloce e quindi siamo già abbastanza sbilanciati in confronto al suolo. È una sensazione abbastanza strana. Per quanto riguarda la salita invece siamo completamente al contrario, cioè più angolo convesso, concavo, non lo so. Come possiamo vedere possiamo fare anche il giro tondo, quello molto molto figo, che è questo qua. E se vogliamo possiamo anche piegarci come se fossimo tipo dei gatti. La parte più difficile sono i punti critici che vi ho detto prima, ovvero il distacco tra un gradino e l'altro, quindi il suolo e il suolo più alto, ok? Però se riusciamo ad andare a una velocità abbastanza veloce, quindi andare veloce, riusciamo a superare anche questi ostacoli. Mentre se andiamo troppo piano è praticamente impossibile. Qua siamo sul suolo liscio e sul suolo liscio è veramente una figata, perché tu vai e sembra quasi di non andare talmente veloce.
È la prima volta che non sto registrando con il softbox, ma vi ricordo di seguirmi su Instagram e lì vi darò di più. Bene ragazzi, da Mike è tutto e ci si becca in un prossimo video. Bye!